Si parla di sicurezza stradale, un argomento che non può mai essere sottovalutato, in particolare per i giovani. Il tema della sicurezza stradale è un tema scottante, un tema delicato perché coinvolge le vite umane. L'azione della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell'ordine, è un'azione tesa a coinvolgere in maniera pregnante soprattutto i giovani, a creare uno stile di vita attraverso una serie di interventi che noi effettuiamo soprattutto presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Signor Questore, è probabile che a breve ci saranno nuovi sbarchi. Per quanto riguarda, al di là dell'aspetto chiaramente burocratico dell'accoglienza, le indagini insomma, della Questura per prevenire eventuali infiltrazioni, ora che soprattutto dopo i fatti di Manchester insomma, c'è un rinnovata allerta da questo punto di vista, ecco, possiamo fare un po' il quadro per quanto riguarda la questione sicurezza al porto di Salerno? In relazione agli sbarchi c'è una competenza primaria che è del prefetto della provincia, che ha veramente delle competenze primarie sotto questo profilo. Per quanto attiene invece le competenze delle forze di polizia, segnatamente della Polizia di Stato, posso dire che noi non abbiamo mai abbassato la guardia, soprattutto anche alla luce dell'avvenimento del G7 che in questo momento si sta organizzando in Sicilia. L'attività pregnante sotto il profilo investigativo viene effettuata dalla squadra mobile con la direzione dell'autorità giudiziaria, quindi noi facciamo sempre un'attività rivolta alla individuazione soprattutto degli scafisti. Il problema grosso è quello degli scafisti, cioè uomini senza scrupoli che mettono proprio in discussione la vita dell'uomo, la vita umana, senza nessuno scrupolo, senza nessuna forma di moralità. Il tema della sicurezza, del terrorismo ovviamente è un tema delicato e noi lo affrontiamo quotidianamente, quindi non abbiamo mai abbassato la guardia, quindi operiamo sempre costantemente su questa linea che è voluta anche dal Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, ma è una linea che è stata definita a livello centrale dal Ministro dell'Interno.